Ilaria Calbusera, capitano della Nazionale Pallavolo Sorde, si parte per una nuova avventura per difendere il titolo europeo. Sì, ci parte a breve, domani avremo l'aereo per raggiungere la Turchia a Karabük, dove disputeremo campionati europei e sarà una bellissima avventura perché si tratterà di difendere l'oro che abbiamo ottenuto nel 2019. Sarà molto dura, ma ce la metteremo tutta. In questi 4 anni la Nazionale Pallavolo Sorde si è fermata il tempo necessario per superare il lockdown e le restrizioni imposte dalla pandemia, ma ha sempre tenuto a dell'attività collegiale e incontri internazionali. Con quale spirito si presenta? Si presenta con uno spirito molto carico, con molta energia, con tanta voglia di fare. È stata dura dover riprendere post-Covid, ma abbiamo recuperato il tempo necessario per poterci preparare fisicamente e mentalmente e incontrare appunto la squadra, le squadre che saranno all'europeo, e giocare in casa della Turchia sarà sicuramente una sfida molto bella e importante. In Brasile un secondo posto alle cosiddette Olimpiadi dei Sordi, anche quello è stato un risultato importante. Un risultato importantissimo, speriamo di poter confermare nuovamente, ripeto, la sfida contro la Turchia, padrona di casa, sarà una bella sfida e sono curiosa di vedere come andrà.